Una sfida complessa, quella contro una delle squadre più in forma del torneo, imbattuto nel girone di ritorno il Fasano, 15 punti, già ne ha fatti più del girone di andata, quando aveva chiuso, aveva girato, era arrivato al giro di boa a 12, e allora vado perché è già pronto, da Giorgio Bernardini, che è giovanissimo ma è già capitano di questa squadra, calciatore di assoluto valore. Buonasera intanto. Buonasera a tutti. Allora, ci racconti un po' questa metamorfosi del Fasano al netto, diciamo, degli innesti di mercato, ma cosa è cambiato in voi? Perché c'è davvero un mondo tra il girone di andata e il rendimento nel girone di ritorno. Assolutamente, abbiamo affrontato una prima parte di stagione sicuramente non facile. Diciamo che nel mercato la società ha fatto tanto per cercare di prendere i giocatori, sono state fatte altre scelte, non che assolutamente chi c'era prima non abbia fatto benissimo, perché comunque molti dei giocatori che prima stavano con noi adesso stanno riuscendo a esprimere le proprie qualità al loro meglio. Uno tra tutti magari Monaco, che avete magari la fortuna di vederlo ogni giorno con voi ad Andria. Quindi sono state fatte alcune scelte e niente, c'è stato darsi un cambio di mentalità e sono venuti i risultati. Una volta presa fiducia, poi le cose sono venute da sole e per fortuna adesso stiamo riuscendo a dimostrare il nostro valore. Bernardini, la scelta di mantenere Costantini come allenatore vi ha sorpreso? Perché inizialmente sembrava, ricordo che fece l'esordio proprio contro l'Andria all'andata, Esatto. no? Sembrava una diciamo, soluzione ponte, una soluzione momentanea, roba di poche partite, perché probabilmente il Fasano stava pensando ad un altro allenatore per la sostituzione di Catalano. Invece poi è rimasto Costantini. Vi ha in qualche modo sorpreso questa scelta? E che cosa di Costantini è piaciuta alla società tanto da confermarlo e da ottenere i risultati di cui abbiamo detto prima? Sì, il mister, diciamo che io, ad essere sincero, sapevo della scelta della società, che sarebbe stato confermato appunto il mister Costantini. Il mister in questi anni è riuscito ad ottenere ottimi risultati con la Juniores, anche perché il settore giovanile a Fasano è stato comunque sempre preso in considerazione. E niente, il mister, sappiamo tutti le sue qualità come allenatore, sta riuscendo a dimostrarle partita dopo partita, ci sta riuscendo a dare le motivazioni giuste. Lui è stato affiancato comunque il mister in seconda, il mister, Federico Dominguez, che anche lui ci sta dando una grossa mano, diciamo collaborano tutti e due insieme allo staff e ci stanno mettendo nelle condizioni di poter fare bene. 3-0 al Portici nell'ultimo turno, di fronte al Degli Ulivi ci saranno una squadra che ha perso una sola volta nel girone di ritorno e un'altra imbattuta nella stessa frazione. Bernardini, ti chiedo cosa temete, cosa vi aspettate da questa Fidelisandria? Sicuramente dopodomani sarà una partita difficile, siamo consapevoli del fatto che l'Andria sia una squadra forte e che farà di tutto per cercare di portare a casa il risultato. Noi andremo lì cercando di lottare su ogni palla e cercando di esprimere al meglio il nostro gioco, perché anche noi dobbiamo continuare a fare punti per cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Mancano 10 partite e quindi iniziamo subito da dopodomani contro l'Andria. Insomma, due squadre in salute saranno di fronte mercoledì nel turno infrasettimanale del girone H di Serie D. Grazie a Giorgio Bernardini, alla prossima. Grazie a voi.